Ciao ragazzi, per l'attività di oggi utilizzeremo dei sassi di varie dimensioni. Se avete difficoltà a reperire dei sassi, andranno benissimo anche degli oggetti che possono stare in forno a 200 gradi, quindi non oggetti di plastica, non oggetti di carta. Per esempio, andranno benissimo coperchi di latta. Oltre a questi elementi ci serviranno dei pastelli a cera, di qualsiasi colore. Benissimo. Cosa dovete fare? Dovete mettere i sassi, ok? E nel forno da cucina a 200 gradi per circa mezz'oretta. Qualche minuto più, qualche minuto meno non cambia, funziona lo stesso. La stessa cosa vale per i gradi. Qualche grado più, qualche grado meno, il lavoro verrà lo stesso. Ok, adesso vi lascio in compagnia di mio figlio Samuele che ha 7 anni, perché è molto più bravo di me. Richard Long, che utilizza nelle sue opere d'arte elementi naturali come i sassi, creando poi all'aria aperta delle composizioni semplici e primordiali, riproducendo dei cerchi, spirali o addirittura delle semplici linee come sentieri immaginari. Poi lascia che la natura con il suo decorso se ne riappropri. Allora, è come se lanciasse questo artista che ha appunto un rapporto speciale con la natura, dei messaggi segreti alla natura stessa. Solo loro due si capiscono. Guardate che meraviglia i suoi lavori. Finally here, they see their breath glisten in clouds in the air, evaporates faster the longer they stare. Another damn year,